Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo un dolce lievitato, il re dei fritti, sua maestà il bombolone. Liscio con lo zucchero semolato sopra, oppure farcito con la crema o con il cioccolato. Insomma, un dolce che non ha orari, ogni momento è buono per gustarne uno. Per prima cosa uniamo insieme allo zucchero, il sale e la vanillina la scorza di mezzo arancio e mezzo limone e lasciamo riposare per qualche minuto. In planetaria con il gancio inseriamo la farina, il lievito sbriciolato e l'acqua leggermente tiepida. Cominciamo ad impastare per amalgamare questi ingredienti. Poco alla volta inseriamo le uova. Quando la maglia glutidica sarà sviluppata, inseriamo il burro morbido poco alla volta. Continuiamo ad impastare fino ad ottenere un impasto elastico, liscio e asciutto. Una volta che il nostro impasto sarà diventato liscio, asciutto ed elastico, lo faremo riposare in frigorifero coperto da pellicola per una notte intera. Per questo impasto vale la regola di qualsiasi impasto lievitato, a maggior ragione dolce: avere molta pazienza. Soprattutto quando andremo ad aggiungere gli ingredienti grassi, bisognerà farlo poco alla volta e dare il tempo all'impasto di sviluppare la maglia glutinica. Passata la notte, diamo il tempo al nostro impasto di acclimatarsi a temperatura ambiente per circa 10 minuti, perché ora, prima di stampare i nostri bomboloni, dobbiamo dargli un paio di pieghe. Con l'aiuto di un mattarello stendiamo il nostro impasto, fino a formare una specie di rettangolo. Pieghiamo un lembo del nostro impasto verso più o meno la metà del rettangolo. E lo chiudiamo con l'altro lembo. Formando così una piega di 3 strati. Copriamo con una pellicola l'impasto e lo lasciamo riposare per circa 15 minuti. Passati 15 minuti, facciamo la stessa identica operazione. Stendiamo il nostro impasto formando un rettangolo. Pieghiamo un lembo verso la metà e chiudiamo con l'altro lato, formando ancora una piega con 3 strati. Lasciamo riposare infine il nostro impasto coperto da pellicola per ancora un quarto d'ora. Passato il quarto d'ora, possiamo spolverare con un po' di farina il nostro impasto, stenderlo con l'aiuto di un mattarello ad un'altezza di circa un centimetro e mezzo. Con l'aiuto di un copapasta o di un bicchiere stampiamo i nostri bomboloni. Li metteremo a lievitare ad una temperatura massimo di 28 gradi per circa un'oretta. Passata circa un'oretta, i nostri bomboloni sono finalmente pronti per essere fritti. Li friggeremo in olio di semi a 165-170 gradi per circa 3, massimo 4 minuti per lato. Una volta scolati, li immergeremo nello zucchero semolato e saranno pronti per essere o gustati così come sono, lisci, oppure farcirli con della crema pasticcera o della crema al cioccolato.
Ed ecco qui il re dei fritti, sua maestà il bombolone, un dolce senza orari che può essere gustato sia come colazione che come merenda o come spuntino notturno. Insomma, fate voi, farcito o liscio, è sempre l'ora buona per un bombolone. Caso mai vi stesse chiedendo qual è il motivo per cui ci sono soltanto 3 bomboloni, per chiudere questo video ho avuto qualche difficoltà. Prima si è spenta la telecamera, e poi dopo l'ho riaccesa, ma il microfono non funzionava, era scarico semplicemente, solo che me ne sono accorto dopo, una volta che ho scaricato tutti i filmati sul computer, e nel frattempo qualche bombolone è andato giù nella mia pancia. Comunque, se vi è piaciuto il video, vi invito a lasciarmi un like, ad iscrivervi al canale e se cliccherete sulla campanella rimarrete aggiornati su tutti i prossimi video che pubblicherò. Qui sotto in descrizione, come al solito, troverete la ricetta completa per preparare anche voi i bomboloni. Quindi per questo video è veramente tutto, noi ci vediamo la prossima volta, ciao ciao!